Hai colto quello che oggi è il punto fondamentale e che anche la mia preoccupazione fondamentale. Perché il potere, e attenzione perché su questa vicenda il potere non solo c'è, ma è molto molto forte, sia economicamente che mediaticamente, sta facendo l'operazione che il potere cerca di fare sempre, e cioè ributtare, scaricare le contraddizioni verso il basso e portare la gente, la popolazione, ma io direi in questo caso specifico soprattutto i lavoratori, a litigare fra di loro, dove la questione diventa la mensa, diventa il Green Pass, e quindi a guardare per terra. E noi invece dobbiamo avere la capacità di alzare lo sguardo e di vedere che cosa sta avvenendo veramente. Alcuni esempi molto semplici. Il primo punto fondamentale è che dobbiamo riuscire a superare i brevetti. C'è la necessità di arrivare a una moratoria dei brevetti sui vaccini, sui kit diagnostici e sul know-how almeno per 3 anni, come hanno proposto India e Sudafrica, per 2 motivi. Primo, perché c'è la necessità che tutti possano vaccinarsi e il prima possibile, perché nella situazione attuale 10 nazioni, tra cui l'Italia, diciamolo, perché voglio dire il nostro governo ha delle enormi responsabilità, 10 nazioni hanno acquistato il 75% dei vaccini. Questo significa che avremo milioni di morti ancora nel sud del mondo, abbandonati totalmente a se stessi. E questa è la ragione che serve per chi mi sta ascoltando, la ragione della solidarietà, della correttezza, della giustizia, dell'etica. Perché non è sintonizzato su queste lunghezze d'onda? Allora c'è un altro ragionamento, chiamiamolo pure del sano egoismo, e cioè noi possiamo anche vaccinarci tutti, ma se in altre zone del mondo, a Belém, in Bangladesh, in Sudafrica, si svilupperanno delle varianti maggiormente aggressive del virus, che sono la conseguenza del fatto che non ci sono i vaccini e che quindi il virus si diffonde, beh, quelle varianti arriveranno anche da noi e nessuno è in grado di dire se i vaccini di cui disponiamo e disporremo saranno in grado di bloccare anche quelle varianti. Allora, se non vuoi far arrivare i vaccini in tutto il mondo perché non te ne frega nulla di quelle persone, falli arrivare almeno perché abbiamo bisogno di fermare quelle varianti. E qui sto parlando di diritti. E i diritti sono una cosa diversa dalla carità e dall'elemosina. Quando il G20 si riunisce e dice i brevetti devono rimanere, poi noi distribuiremo dei vaccini, fa un'operazione indecente, indegna, che è quella di sostituire la carità e l'elemosina a un diritto. Carità e l'elemosina possono essere complementari a un diritto, anche perché la carità e l'elemosina parte da un principio molto semplice. Chi ha il potere decide di donare qualcosa che non ce l'ha, sceglie lui come, dove e quando. Quando il nostro governo si vanta di aver donato delle dosi al Vietnam e dice perché è un partner strategicamente importante, vabbè, a vergogna si aggiunge vergogna. E attenzione, perché in questa vicenda il tentativo di calpestare i diritti, di ridurli, è un tentativo che avviene anche da altre parti. Mi riferisco alla dichiarazione fatta dall'assessore regionale del Lazio che dice sarebbe opportuno che i Novax pagassero le loro cure. Ma guardate che con quella affermazione si sta andando a distruggere il concetto di diritto alla salute che del 48 in poi avanza insieme alla fondazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè il concetto di un diritto alla salute universale. Perché se si comincia in quel modo, i passaggi seguenti sono semplici, no? I fumatori si devono pagare le cure per il tumore al polmone, poi parliamo degli alcolisti, dei tossicodipendenti, arriveremo poi a parlare di quelli che non hanno usato le cinture di sicurezza guidando, se dovranno pagare loro le cure, e distruggiamo il diritto alla salute. E andiamo poi verso il modello nordamericano che non andava bene perfino per Obama e nemmeno per Hillary Clinton addirittura, che hanno tentato un po' di modificarlo. E che questa proposta venga da un rappresentante del centro-sinistra dà il segnale della situazione di barbarie nella quale finiamo. E così anche come il dibattito che tu giustamente hai ricordato, vax no vax. Allora, intanto facciamo subito una precisazione. Tra
le tante, perché non sono poche, persone che stanno rifiutando la vaccinazione, una buona parte non è Novax ideologicamente e culturalmente, sono persone che hanno bisogno di capire un po' di più, fanno delle domande, chiedono maggiore informazione. Dicono giustamente che l'informazione fatta dal potere è un'informazione assolutamente confusa e tra l'altro un'informazione che ha taciuto su alcune cose fondamentali, quindi hanno perso fiducia, bisogna discutere, bisogna spiegare. Poi c'è chi ideologicamente Novax, con questo si discute e loro rimarranno della loro opinione, ma da qui a trasformare i Novax in un gruppo terrorista e procedere in quello modo come è avvenuto in questi ultimi giorni, siamo su un altro mondo. È una risposta sbagliatissima che mi preoccupa, perché mi chiedo il potere si sta, per cosa si sta preparando, cosa sta pensando di sperimentare in questa modalità oggi con i Novax e domani con chi. E lo dice una persona che è responsabile, cioè sottoscritto in Italia, della campagna europea per l'accesso ai vaccini per tutti. Anzi, vi invito a firmare questa posizione, dobbiamo arrivare a 1 milione di firme affinché l'Unione Europea sia obbligata a rimettere in discussione la propria posizione di appoggio a Big Pharma. Le firme si raccolgono su noprofitonpandemic.eu/it.